schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor o se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto un tutorial, un breve tutorial su come usare Charles Proxy. Ho visto che parecchie persone lo hanno fatto, però in inglese, qualcuno in italiano, ma secondo me era fatto a bestia, quindi ho voluto riportarvi Charles Proxy più o meno come funziona. Allora, innanzitutto per usare Charles Proxy dovete avere Charles Proxy, dovete avere iFruit e dovete avere Fiddler 4. Allora, una volta che avete scaricato questi programmi, vi lascerò il link in descrizione di ogni singolo programma e tutto quello che io andrò a usare nel video. Quindi, una volta che abbiamo tutto, andiamo ad aprire Fiddler e vediamo che cosa dobbiamo fare, ragazzi, con Fiddler. Quindi attendiamo che si apra il programma. Una volta che abbiamo aperto Fiddler, ragazzi, dobbiamo andare in config. Se ci darà qualche finestra, noi accettiamo e andiamo avanti. A me in questo caso non ha dato nulla, eccola qui, ragazzi, la finestra. Quindi accettiamo e andiamo avanti. E qui ci troveremo tutta una serie di programmi, di cose, quello che noi abbiamo nel computer. Che cosa dobbiamo fare noi, ragazzi? Dobbiamo andare a cercare GTA. Quindi in questo caso andremo a spuntare GTA, solamente Grand Theft Auto iFruit. Dobbiamo spuntare solamente questo. Una volta che abbiamo fatto questo procedimento, a questo punto Fiddler non ci servirà più e potremo chiuderlo tranquillamente, ragazzi. Il secondo passo che dobbiamo fare è ovviamente aprire Charles Proxy. Quindi andiamo ad aprire Charles Proxy. E andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare con questo Charles Proxy, ragazzi. Charles Proxy fondamentalmente è un programma che ci permette di fare tutte le modifiche che si possono fare allo Santos Custom, ma su alcuni veicoli che non ci fa modificare normalmente, tipo per esempio la macchina di Batman non si possono mettere le ruote normali. Charles Proxy vi darà la possibilità di mettere quelle ruote che voi volete, quel tipo di ruote che voi volete. Quindi in tutti i veicoli che non si possono cambiare i pezzi, con Charles Proxy avrete la possibilità di poter cambiare i pezzi a vostro piacimento, sempre con l'ausilio di iFruit ovviamente, ragazzi. Quindi attendiamo un attimo che si apra Charles Proxy. Come state vedendo, ragazzi, Charles Proxy è una versione di 30 giorni, una free trial, però potete riscaricarlo tranquillamente. Questa versione di Charles Proxy, a parte che è un pochino instabile come state vedendo, però questa versione di Charles Proxy, ragazzi, dura 30 minuti, dopodiché si chiuderà e voi dovrete riaprirla dopo 30 minuti. A questo punto, ragazzi, quando avete aperto Charles Proxy, il prossimo passo è quello di aprire iFruit. Quindi andiamo ad aprire iFruit e andiamo ad aprire Charles Proxy. Attendiamo un attimo, i due programmi insieme, ragazzi, ci mettono un po' ad aprirsi, però comunque sia, poi questo dipende anche dal mio sistema di cattura, perché quando comunque lo faccio regolarmente senza
diciamo, catturare lo schermo è molto più rapido ad aprirsi, quindi a voi sicuramente risulterà più rapido. Quindi aspettiamo un attimino che si apre l'app di iFruit e andiamo a cliccare su Los Santos Custom, ragazzi, che è quella la parte che a noi interessa. Un altro file fondamentale che vi lascerò per chi magari diciamo vuole essere un po' più rapido è questo qui che vi sto facendo vedere qui a schermo in basso, però di quello parleremo in seguito, non vi voglio impicciare più di tanto perché altrimenti non ci capiremo. Passiamo un po' il volume. Quindi a questo punto, ragazzi, quando abbiamo aperto il nostro Charles Proxy, dobbiamo andare a eliminare un po' tutta questa roba, perché a noi quello che ci interessa sono pochi punti, in pratica quelli che vedete elencati qui, questi evidenziati in giallo, e non tutti ci andranno a servire. Quindi come fare a capire cosa ci serve e cosa non ci serve? Quindi io a questo punto, ragazzi, una volta che diciamo ho avviato iFruit, vado a stoppare Charles Proxy, stoppo la registrazione di Charles Proxy, perché comunque Charles Proxy, diciamo, registra tutti quanti i dati che si muovono nel nostro PC in questo momento. Quindi automaticamente stoppiamo la registrazione e andiamo a pulire con la scopetta qui, ragazzi. Allora, quando usate Charles Proxy, cercate di avere meno cose, diciamo, aperte sul PC, in maniera tale che vi risulti più semplice, però comunque sia non è difficile individuare il file che a noi serve. Quindi una volta fatta la pulizia andremo a intercettare quello che a noi serve, ragazzi. Quindi entriamo sul nostro personaggio online e andiamo a cercare quello che noi vogliamo modificare. Io in questo caso, ragazzi, vado a modificare diciamo il maggiolino, chiamiamolo così, la injection, e vediamo se la trovo. Allora, innanzitutto eccola qui, ragazzi, è questa qui. Noi andiamo a modificare quest'auto. Allora, in primis, per far diciamo intercettare o comunque carpire i dati dell'app iFruit, come state vedendo, dobbiamo selezionare qualcosa. Quindi andiamo sull'auto e andiamo a fare un ordine qualunque, ragazzi. Io vado ad ordinare la targa, in questo caso metterò una targa comune, in maniera tale che il mio Charles Proxy, diciamo, rilevi la targa. Quindi a questo punto vado a fare ordina, mi dice ordine pezzi fallito, perché forse probabilmente ho un altro ordine in corso. In questo caso, ragazzi, se con la targa non funziona, andate a ordinare qualcos'altro. Come vedete sta andando, quindi facciamo un piccolo ordine con il nostro, cioè, con la nostra app. E quindi vedete che sta captando, diciamo, le informazioni che a noi servono. Quindi in pratica noi dovremo andare qui: http://prod.ros/rockstar.com. In uno di questi due file c'è quello che ci interessa. E adesso andiamo a vedere che cosa ci interessa. Questo qui ci interessa, ragazzi. Quindi se non è in questo, magari aprite l'altro e vedete. E a noi ci interessa questo ticket, quindi andiamo a cliccare su ticket e andiamo a fare un altro ordine, in maniera tale che ci compaia nuovamente un altro ticket. Quindi vado a fare un nuovo ordine pezzi fallito, perché giustamente quel pezzo ce l'ho già, quindi facciamo un altro ordine, vado a ordinare un altro pezzo. In questo caso mi chiederà di sovrascrivere l'ordine, lo sovrascriviamo, ragazzi, e a questo punto abbiamo un altro ordine di ticket. Noi dobbiamo rimanere selezionato il primo che
che abbiamo, diciamo, inviato, che sarebbe questo qui, è stato il primo ordine che io ho fatto, come avete visto l'ho evidenziato prima di fare un altro ordine. Quindi a questo punto, quando abbiamo questo ordine qui, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a cliccare sulla pennina, su questa pennina, andremo a cliccare su text, e qui ragazzi abbiamo tutta una serie di codici da cambiare. Allora, come si fa a cambiare questi codici? Questo è un passo abbastanza semplice che vi spiegherò tra poco. Allora, a me in questo caso interessa semplicemente modificare le ruote di questa auto, perché come tutti voi sapete quest'auto ha delle ruote da sterrato che non si possono modificare. Quindi qui nel mio caso andrò ad usare questo file perché voglio modificare solamente le ruote. Quindi andiamo ad aprire questo file e vi faccio un breve esempio di come funziona questo Charles Proxy. Allora qui ragazzi abbiamo tutta una serie di cose, come state vedendo abbiamo i colori, abbiamo le targhe, abbiamo tantissime cosine. A noi però ci interessano le ruote, wheel. Quindi in pratica andremo a mettere le ruote. Quindi il nostro numero referente per le ruote sarà il 15, ragazzi, come state vedendo. Il 15 dove dobbiamo andarlo a cercare? Adesso ve lo faccio vedere, ragazzi. Quindi andiamo a iconizzare questa finestra e andiamo qui su Charles Proxy, e il nostro referente per le ruote, ragazzi, sarà il 15. Questo è il numero 15, quello che state vedendo, questo qui. Noi dopo il 15, ragazzi, abbiamo lo 0. Quindi che cosa dobbiamo fare? Se noi vogliamo mettere un tipo di ruota, dobbiamo mettere un numero. Poi vi darò una lista, io adesso metto un numero a caso. Cambiamo questo numero che è dopo il 15. Ok, ragazzi, quindi io andrò a mettere, non so, il 20, mettiamo il 20, e andrò a fare diciamo l'ordine con Charles Proxy. Automaticamente sulla mia play arriverà quest'ordine. Quindi io a questo punto, come avete visto, ho messo solamente il 15, ho modificato solamente le ruote perché a me in questo breve tutorial interessa fare solo quello, e quindi vado su execute. Vado su execute e automaticamente nella mia PlayStation arriverà un messaggio di conferma che le ruote sono state modificate. Quindi noi dovremmo entrare nello Santos Custom, come adesso andremo a vedere, e modificheremo le ruote. E qui ragazzi, come vedete in basso a sinistra, il nostro ordine è stato effettuato tramite Charles Proxy. Qui in basso a sinistra lo vedete sopra la mappa, l'ordine dello Santos Custom. Noi ovviamente abbiamo effettuato l'ordine per questa auto e abbiamo effettuato solamente un cambio di ruote. Volendo avrei potuto modificare il tutto, però ho fatto solo un cambio di ruote. Come vedete l'auto ha le ruote da sterrato, quelle che ci sono di serie, che normalmente non si possono cambiare. Vi ho fatto anche vedere l'ordine nel telefono dello Santos Custom, e adesso andiamo a vedere cosa succede quando entreremo nello Santos Custom. Come un normale ordine ai fruit, dobbiamo effettuare solamente la modifica, e voilà ragazzi, e il gioco è fatto, e avremo le nostre ruote personalizzate sulla nostra auto che volevamo con queste ruote. È semplicissimo ragazzi, dovete perderci solamente un pochino di tempo, però la cosa è abbastanza semplice. Non è tutto questo laborioso, non è una cosa da hacker, non è una cosa da informatici, è molto 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 semplice. Quindi penso possiate farla tutti, l'importante è che seguiate il tutorial alla lettera. Punto ragazzi, diciamo che abbiamo capito come più o meno funziona Charles Proxy. Allora, per modificare un qualunque veicolo, diciamo che ci sono dei parametri.
Allora, io vi ho fatto vedere questo file Word, che anche questo vi metterò in descrizione, dove potete scaricarlo, o comunque lo metterò sul mio canale Telegram in maniera tale che voi possiate scaricarlo. Però vi voglio dare anche un'altra piccola dritta, ragazzi, perché comunque è un po' palloso stare lì, diciamo, tutte le volte ad andare a trovare il numero che ci interessa, 7, 9, 10, 13, 15, per poter cambiare un qualcosa. Quindi, ragazzi, in alternativa c'è un sito. Allora, andiamo a vedere quale sito dobbiamo andare a verificare. Allora, ragazzi, qui dice che una volta che abbiamo fatto il modo, diciamo, il modulo, che abbiamo fatto il tutto, possiamo incollarlo, però non lo fate perché comunque è pallosa la cosa, è un po' rompicoglioni. Allora, innanzitutto, ragazzi, questi campi qui a noi ci interessano ben poco, perché non ce ne fotte un cazzo, perché non faremo partire l'ordine da qui. Quindi, per usare questo sito, noi che cosa andremo a fare? Andremo a digitare qui il nome dell'auto, per esempio, non so, vogliamo modificare la vigilante, e andiamo a digitare vigilante. Ops. Ok, mettiamo il nome dell'auto, anche se questo pure serve a poco. Quindi andiamo a vedere che cosa dobbiamo fare. Allora, innanzitutto questo gioco in pratica, cioè questo gioco, scusate, questo sito vi dà la possibilità di modificare il tutto. Quindi andremo a modificare, non so, il testo della placca, della targa in questo caso. Mettiamo, non so, Maxi Milk. Andiamo a cambiare il colore primario, mettiamo, non so, un qualcos'altro, standard metallic, non so. Ah, visto che la vigilante non ha un colore secondario, ragazzi, quindi abbiamo solamente il colore primario, scusate, ma mi stavo sbagliando. E poi abbiamo... Scusate un attimo, poi abbiamo i finestrini, che è tint. Qui potremo scegliere anche se mettere i finestrini verdi, come vedete, green, che hanno una piccola tonalità di verde. Quindi andremo a schiacciare. E horn, vabbè, qui horn, ragazzi, possiamo mettere il clacson, quello che noi vogliamo, musical 1, 2, 3, 4, 5. E poi qui giustamente, se noi vogliamo modificare tutta l'auto, questo ce lo lascerà al massimo, altrimenti lo spuntate se non volete le varie modifiche. E una volta spuntato questo, giustamente avrete meno numeri qui sul laterale. Però io adesso vado a farvi vedere. Quindi rimettiamo yes. Poi vogliamo un tipo di ruote, andiamo a scegliere un tipo di ruote. Quindi andiamo a cliccare qui, un attimino, ragazzi, che apre il tutto, che c'ho veramente troppa roba aperta sul desktop. E andiamo a scegliere il nostro tipo di ruote. Allora, a questo punto, ragazzi, qui salta fuori un sito, che anche questo vi lascerò in descrizione, perché giustamente qui non abbiamo i nomi delle ruote, ma abbiamo semplicemente i numeri, quindi non sappiamo, almeno che non conosciamo lo santo scasso ma a memoria, non sappiamo qual è il nostro tipo di ruota che vogliamo mettere. Per esempio, io metto 20, ok, che sono le ruote che ho messo adesso sotto la, diciamo, la cosa, insomma, no? Sotto l'injection che avete appena visto in video. E poi qui abbiamo RGB Tear Smoke, sarebbe il fumo, ragazzi. Qui è impostato su 255, però comunque, diciamo, ci sono svariati tipi di fumo che noi possiamo impostare se vogliamo.
A questo punto, quando abbiamo fatto tutto, ragazzi, non ci resta che incollare il tutto. Quindi qui, ragazzi, abbiamo tutta questa serie di codici, ok, che sono quelli che dovranno essere incollati da qui, insomma, da sotto character, o character, come cazzo vi pare a voi, che dovranno essere incollati nel nostro spazio, o meglio in tutti quei spazi che sono su Charles Proxy. Per farvi capire, adesso vi faccio capire meglio. Andiamo nuovamente su ticket, andiamo qui, qui abbiamo dei numeri, ragazzi, vedete, qui c'è 10.0, 11.0, 12.1, 13.0, 14.0, 15.20, che però questi sono i, diciamo, è il ticket di prima, insomma, no? Sono i caratteri che io ho incollato prima. E a ogni numero, ovviamente, questo, il 10, l'11, il 12, il 13, non gli 0, il 10, l'11, il 12, il 13, corrisponde un settaggio che noi andremo a vedere sul sito, ragazzi. Quindi in questo caso noi abbiamo, nel 10 andremo a mettere 140, che sono i finestrini verdi, non so, nel 7 andremo a mettere 3, nell'8 andremo a mettere meno 1, nell'11 andremo a mettere 1, nel 12 4, nel 13 3, nel 14 meno 1 e nel 15 20, per esempio, ragazzi, che è il settaggio delle ruote, del 15. Quindi qui, ragazzi, noi abbiamo tutta la possibilità di poter scegliere, tra parentesi, con questo mini menu, quello che vogliamo, e qui abbiamo la nostra numerazione relativa a tutto quello che andremo a modificare. Come vedete, per esempio, il testo è Maxi Milk, che quello noi andremo a inserirlo manualmente. Poi avremo, non so, la targa di Norienton e tutti quanti gli altri cazzetti. Quindi noi dovremo andare ad inserire tutti questi valori nel Charles Proxy. Allora, io vi lascerò tutti i vari siti per cercare di farvi capire meglio di che cosa sto parlando. Però il sito che vi ho appena aperto adesso, insomma, quello che avete appena visto, è quello, diciamo, che ci permetterà di modificare in maniera più semplice tutti quanti questi valori che noi abbiamo, come state vedendo. Veicolo, vedete, io avevo impostato una targa Maxi Milk, insomma, è cazzi e mazzi. Quindi, ragazzi, i siti ve li lascio in descrizione, vi lascio anche il file Word se riesco a metterlo su YouTube, altrimenti ve lo mando su Telegram, lo lascio su Telegram. Vi lascerò anche il sito per guardare i cerchi, perché giustamente dai numeri non capite che cosa dovete andare a modificare, quindi vi lascerò il sito anche per i cerchi e tutto quanto il necessario, i link per scaricare i vari programmi. Questo tutorial mi era già stato richiesto da tempo su come usare Charles Proxy. Ragazzi, non ne abusate, non so se possa venire essere patchato o qualcosa del genere, venire essere, non si sa che cazzo ho detto, se possa essere patchato, scusate, comunque sia, non ne abusate, modificatevi i vostri veicoli come più vi piacciono, magari veicoli impossibili, tipo, come ho detto, la Batmobile, oppure qualche veicolo che non vi lascia montare qualche pezzo. In questa maniera voi potete montare tutti quanti i pezzi che volete. Detto questo, ragazzi, spero di aver, diciamo, chiarito tutte le vostre idee per questo video tutorial. Spero di essere stato, diciamo, abbastanza chiaro nello spiegare il tutto. Vi lascio un saluto e al prossimo video. Ciao a tutti.